che nasconde un enorme fallo, il simbolo della divinità secondaria, dell'altare che ti ho fatto vedere prima. Lei lo scopre, quindi al momento in cui passa dallo stato di fanciulla allo stato di donna, come se non bastasse, l'ancella, che c'è la famiglia, sembra una nicchia, c'è un fallo alla cintura, quello è il mio stato, il mio divino. Praticamente quella ragazza perderà la propria virginità grazie a quello strumento, come se fosse un rapporto tra le due stelle. Però con quello strumento lei perde la virginità pensando di essere certa di avere i figli. Viene consolata ed ecco il risultato finale. Adesso non è più una ragazza profumata, una donna. E scopre anche quello che è l'aspetto tipicamente femminile della vita, perché si aggiusta i capelli, si aggiusta gli orecchini e si osserva nello specchio, che è quel angioletto.